stanchezza, ma insomma così evitiamo la pausa e concludiamo prima. Sì, chiamate chi è fuori, perché adesso sentiremo il vescovo cattolico messicano Raul Vera, che è molto impegnato per, in generale, per la tutela dei diritti umani e per la giustizia sociale. E quindi sentiremo che cosa ci dice dalla parte della sua Chiesa e anche dell'esperienza del suo Paese. Per favore, se potete prendere posto tutti quanti, perché così sentiamo l'intervento del Monsignor Vera. Potete chiamare tutti ed entrare, perché Raul tanto Vera piacere. Anche per dire no pausa, ma è stata fatale lo stesso. Sì, sì. Ecco, allora, mentre riprendiamo posto, silenziosamente e velocemente, cominciamo col dare la parola a Monsignor Vera. Prego. Ecco, io volevo parlare, voglio lasciare parlare intorno alla loro parola ai membri della comunità LGBT. E così io mi farò eco a partire della loro parola. Siete voi che mi avete insegnato a me, e sono venuto ancora a continuare a imparare da voi. Io, quando sono stato a Palm Beach, anche una prima volta così con un gruppo grande come questo, io vi avevo detto là che è stato un privilegio per me essere tra voi, perché voi siete di quelli che avete un fronte nel mondo per aprire nuovi orizzonti. È un privilegio. E adesso guardo che la vostra strada va fortemente indirizzata a non soltanto a fare un cambio nella società, ma a fare un cambio nella Chiesa, ma nella società. E vi dico una cosa: quando io sono venuto a fare il domenicano, sono un frate domenicano, come si vede lì, sono ingressato nell'ordine dei predicatori con un grande desiderio di provocare, propiziare un cambio nel mondo, nella società. E ho detto là in Noruega, quando sono andato a prendere il premio Rafto, ho detto: ma quello che non ci ho pensato è che per cambiare il mondo bisogna per prima cambiare la Chiesa, e quello molto difficile. Così che voi siete, veramente vi dico, e sono lieto di essere parte di questo, in questo momento. Voi siete in una strada di cambiare le cose nella Chiesa, davvero, ve lo dico. E questo è necessarissimo. Perché? Perché la Chiesa... Dice il Vangelo di Matteo, il Signore nel Vangelo di Matteo dice: quelli che lasciano di adempiere il più piccolo comandamento nel regno di Dio saranno gli ultimi nel regno di Dio. E questo uno dei piccoli, perché voi siete nel mondo un gruppo che è tra la umanità così grossa, siete un gruppo piccolo della minorità, ma se noi nella Chiesa
vi lasciamo da una parte, la Chiesa non adempie col suo lavoro nel mondo della giustizia e della carità, e perché voi rappresentate questo piccolo comandamento che sembra che qualunque, perché ci guarda così, perché non parlano così a quel piccolo gruppo come parlano con voi? Perché a voi vi dite è una situazione intrinsecamente perversa, ma mai hanno detto di quel gruppetto che sta adesso facendo quello che fanno nel mondo, nella borsa, nella Wall Street, e per tutto il mondo facendo quello che facciano, perché sono l'1% dell'umanità. A loro non mi dicono che formano una struttura intrinsecamente perversa. Loro non dicono, perché? Loro non dicono. A voi si vi dicono. Questo non ha senso. Allora, e questo è molto importante. E poi c'è un mito tra i popoli originari del Mesoamerica, dove un grande mostro ha preso il grano turco, e il grano turco ha lasciato gli animali, tutti i resti di animali senza grano turco, e morivano da fame. Allora hanno mandato al più forte di loro, e quel mostro li ha vinto. Ha mandato al secondo più forte e li ha vinto, al terzo è così. Allora hanno detto alle formiche: noi prendiamo il tuo grano turco. E organizzatamente era il grano turco era racchiuso in una grande montagna hueca, noi diciamo in spagnolo, vuota, una montagna vuota. Allora le formiche hanno cominciato a oradare la montagna, e grano per grano hanno tolto tutto. Allora si dice: i piccoli ben organizzati vincono il mostro. Voi siete piccoli ma ben organizzati, come state facendo, vincerete tante cose contro di voi. Sì. Mi dispiace che vi presenterò un video in spagnolo, ma io vi racconterò sei minuti e mezzo. Ma io vi racconto così quello che questi persone dicono, quello che è capitato lì. Va bene? Vediamo il video. Desde ahí se crea una espiritualidad hacia la población LGTBI, en especial enfocada a la población de gays y de lesbianas, incluyendo a todos los demás miembros de la diversidad. Se hace con el fin de dar una vida espiritual a través de la guía de un sacerdote encargado que estaba en ese tiempo con nosotros, el cual fue designado por el obispo Raúl Vera López para dar este acompañamiento espiritual y hacer una inclusión en la iglesia. La iglesia se abre a la inclusión en la población LGBTI a través de la enseñanza y de los diálogos que establecía nuestro obispo Raúl Vera con la feligresía. ¿Cómo era esto? A través de una plática, a través de una charla, a través de dar esos ejemplos de estar con nosotros en una misa, de estar con nosotros en el retiro espiritual, porque parte de este. Entonces, a través del ejemplo que Raúl Vera López dio a la feligresía de estar con nosotros, de acompañarnos, de estar en esos momentos en los que nosotros como población un poquito alejada de ese Cristo viviente que tenemos, fuimos acogidas por él y nos dio el aliento de seguir adelante. ¿En qué forma? En la forma de decirnos,
vivimos en una iglesia inclusiva, estamos en una iglesia inclusiva. La diócesis de Saltillo abre las puertas a la población de gays, de lesbianas y de trans para que convivan y conozcan este Dios de amor, este Dios de perdón, y de reconciliación. Nosotros trabajamos con la diócesis de Saltillo y ahorita pues ya lo hacemos de manera independiente. Noi siamo andati sempre in chiesa, abbiamo fatto parte di un gruppo. E adesso partecipiamo a tutte le varie attività della chiesa. Siamo contenti del sostegno che riceviamo. E dobbiamo dire grazie al Vescovo per tutto il lavoro che ha fatto, perché oltretutto ha battezzato la nostra figlia. Faccio parte della diocesi. Ma come si fa? Non sento niente. È importante sentirsi accompagnati dalla propria parrocchia e dalla Chiesa. Ed è importante avere un sostegno nella vita pratica e reale di tutti i giorni. Well, this is the first person. È stato il capo del gruppo San Elredo, un gruppo molto molto forte, che lui parla, Noè Ruiz Malacara, parla di come apertamente il vescovo accoglie loro. Loro formano parte della diocesi, loro hanno una presenza
nel piano pastorale, chiara, aperta, senza nessun buio. E questo è quello che ringrazia, dice, noi non eravamo riconoscenti che il vescovo, senza nessun indugio, senza nessuna paura, ci accoglieva, e ci, era con noi, ci faceva continuamente messe, e poi veniva ai nostri ritiri. Questo era molto importante, e precisamente è stato il nostro peccato fare una pastorale aperta, senza indugi, senza paura. Perché? Perché i gruppi di ultradestra nel Messico, fuori del Messico, sono venuti qui a questo posto che è qui vicino e hanno, sono stato chiamato prima alla congregazione dei vescovi che, a fare delle spiegazioni, poi sono andato alla dottrina della fede. Comunque questi stessi ragazzi, quelle stesse ragazze hanno detto: il vescovo ci vuol bene, ma la Chiesa non ci vuol bene. Allora non siamo disposti a essere apertamente dentro della Chiesa, perché la Chiesa non ci vuole. È questo. Così, così. Fino ad oggi c'è il gruppo che continua a fare le messe, non così forte, non così. E ancora avere questi incontri, questi dialoghi tra loro. Comunque, io non ho perso mai la speranza che quello si rifaccia, mai. Io ho denunciato davanti al Papa, davanti a tre province ecclesiastiche, nella visita ad Limina, che qui a Roma hanno spaccato una bellissima pastorale con le persone della comunità LGBT. L'ho detto davanti a tutti e davanti al Papa. Qui al Vaticano ci hanno spaccato tutto un processo pastorale. Allora, questa è la prima. La seconda sono queste due donne, che sono Alessandra e Cristal, con la figlia Natalia, che mi hanno chiesto di battezzare la loro figlia. Soltanto con quel segno, loro dicono, siamo accolte nella Chiesa, eravamo ignorate, noi siamo, sono andate a fare la formazione per il battesimo, perché io ho chiesto ai padri francescani che le ricevessero. E loro, soltanto per quel dettaglio, diciamolo così, si sono sentiti accolti. Siamo stati parte della Chiesa, ma adesso ci sentiamo così identificati, perché quello ci sono, c'è bisogno dei segni vivi, mica venite sotto qua, sotto il tavolo, così come faceva Nicodemo, ecco. E questo è importante. E poi il terzo è critico, un professore, un psicologo della università di Coahuila, che è professore in un'altra città al nord della diocesi che si chiama Monclova. E queste ragazze sono di un'altra città che si chiama Frontera, ma abitano a Monclova. E le ragazze che ho battezzato, la cui ragazza ho battezzato, ma questo professore è quello che distacca. Dice, sì, la Chiesa, noi ci vediamo, sappiamo i segni che fa Monsignor Raul di accogliere la comunità omosessuale, ma la Chiesa non cambia la sua dottrina, non cambia la sua parola e anche il suo atteggiamento, perché qui a Monclova parla dei parroci, parla dei dice, non c'è una risposta, non ci sentiamo accolti quelli che siamo di questa comunità. E poi fa una critica alla come prima la Chiesa, lui parla del secolo XI. Io so che lui si è messo come specialista in psicologia per aiutare alle persone che arrivano, e anche perché lui appartiene alla comunità lesbico, gay, LGBT in Spanish. Allora lui dice che lui è andato nel suo lavoro scientifico a cercare come che la Chiesa è diventata così razzista. Lui dice, è dopo il secolo XI che la Chiesa fa così, ma prima non faceva così.
Comunque, io adesso prendo una parola di un ragazzo che è sposato, che si chiama Alejandro Benavente. Questa lettera aperta l'ha tirata fuori l'8 agosto scorso. Il 7 agosto scorso, perché l'8 agosto nella sua città, San Luis Potosí, è un po' a tre ore da Saltillo verso il sud, si è fatta una marcia per la difesa della famiglia e tutto era contro i matrimoni gay. E lui fa una vera dichiarazione profetica in questa bella carta, è carta aperta. Io commenterò un po', ho voluto fare questo così per non uscire fuori dell'ambiente. Io avevo chiesto a un sacerdote molto, molto buono che lavora con la pastorale indigena. Avevo chiesto, quando sono stato interrogato e chiamato a fare una dichiarazione di fede, non nella Santissima Trinità, nel Signore Gesù Cristo, no, dichiarazione di fede della dottrina della Chiesa sulla omosessualità. E questa è una dichiarazione. Ma io ho fatto un'altra dichiarazione di fede soltanto per diventare diacono, diventare prete e vescovo, ma è la prima volta che faccio una dichiarazione di fede sulla dottrina della Chiesa dell'omosessualità. Allora, io ho chiesto l'aiuto di un sacerdote amico mio, molto amico mio, lui è antropologo, allora le ho detto: aiutami con quello che c'è sulla omosessualità. Ma una persona che anche mi aiuta e che conosce il mio lavoro mi ha detto: mamma, non vai con dottrine, non vai con fatti. Loro hanno bisogno dei fatti, della vita, dell'esperienza. È questo che hai vissuto tu. Allora ho detto: è più facile così. No, è molto più bello. Questo ragazzo dice: sono nato 40 anni fa a San Luis Potosí. All'età di 7 anni mi resi conto di una cosa molto strana quando, osservando tutti i miei cugini e amici, notai che a loro piaceva Sasha di Timbiriche. Timbiriche è un gruppo musicale per i bambini e giovani. A me invece piaceva Benny. Allora non lo capivo, me lo vedevo come qualcosa di anomalo, e ancora meno gli attribuivo un significato sessuale. Ma da allora la mia propensione doveva essere già definita. Una mia collaboratrice alla diocesi, che mi aveva detto sin da che è venuta con me, io le dico che vivo con una compagna, con una mia compagna, e io sono lesbiana. Se lei mi va a accettare, rimango. Se lei non mi accetta, io ti accetto, lavora con me. E quando una volta c'era una persecuzione, quando c'eravamo nella persecuzione contro il gruppo San Elredo, lei è andata a trovarmi e mi ha detto: se questa gente sapesse quello che soffriamo noi. Io ero una ragazza molto piccola quando mi sono reso conto della mia orientazione. Dice, molto io. Allora ho cominciato una sofferenza, una così grossa. Comunque, sono cresciuto come un bambino normale in una famiglia tradizionale di valori cattolici. Tuttavia questa normalità fu intaccata quando mi resi conto che nel corso degli anni sarei diventato il mostro che tutti nel mio ambiente sociale e familiare menzionavano in barzellette discriminatorie cariche di odio e omofobia. Ricercato e sensibile,
in una città dove gli uomini veri non piangevano mentre le lacrime denotavano debilità. Passò il tempo ed ebbi la certezza di essermi convertito in questo. Senza che nessuno lo sapesse, mi imbarcai in un viaggio di solitudine, autonegazione e colpevolezza. Inoltre fui vittima di bullying. Tutto questo mi portò a vivere 5 anni di depressione, di buio profondo. Ci furono alcune ragazze nella mia vita, rapporti di fidanzamento che però terminarono non senza contraddizioni e ferite. Inoltre ci fu da parte mia un tentativo di suicidio che non si consumò, ma soprattutto questo problema mi fece allontanarmi dalla mia famiglia tradizionale per paura di ferire i miei cari, motivo per cui ancora oggi non riesco a trovare il modo di reintegrarmi. Devo dirvi che questa lettera apparve in un giornale nazionale che si chiama La Giornata di San Luis. Questa non è stata una lettera che andava nell'internet, questo in un diario, in un giornale. La víspera di questa marcia per la famiglia. E per quelli che traducono, io sorpasso questo il paragrafo seguente e passo a dove dice: continua la tragedia. Ciò che ho sempre considerato strano era il fatto che sono cresciuto in un ambiente 100% eterosessuale, senza alcun esempio vicino a me di omosessualità. Non ho subito violenze o abusi, e considerando il contesto e la mia formazione, ero un bambino normale. L'educazione che ho ricevuto nelle scuole religiose che ho frequentato mi insegnò che le porte del cielo sarebbero state chiuse ad una persona come me, che avrei dovuto vivere all'inferno dopo la mia morte. E io consideravo questo come la proiezione e il riflesso di questa vita e dell'inferno che vivevo e temevo non sarebbe mai terminato. Guardate. Ma è venuta la liberazione. Non andò così. Quasi raggiunti i 20 anni, in un impeto di coraggio, uscì allo scoperto con i miei genitori e i fratelli. Superammo con la comunicazione e l'amore il problema e decise di andare via dalla città per conoscere un mondo più aperto e ragionevole. Il tempo passò e fortunatamente tutto rimase dietro di me. A questo aiutò la identità umana che lui ebbe in una famiglia integrata. Continua dicendo: il mio nome è Alejandro Benavente, figlio di genitori amorosi e rispettosi che mi inculcarono il senso dell'uguaglianza e del rispetto. Grazie a loro ho capito che tutti siamo uguali, anche se non abbiamo le stesse opportunità. Inoltre mi insegnarono a non stare zitto di fronte alla disuguaglianza e alla ingiustizia. Questo è molto importante. Il referente di famiglia che questa persona ha è molto importante per questa dichiarazione sulla famiglia che farà nei testi seguenti. È una verdadera profezia. Però questo è molto valioso, questo documento, perché questo ragazzo parla della famiglia
che lui ha formato con suo sposo. È molto bello questo, per tutte le cose che si dicono, quello che si parlava in questi giorni tra voi, la profezia di annunciare il senso vero della vita. Questo è la necessità di una famiglia. Lui descrive anche molto questa aggressività di questa marcia, è bellissimo. Dice: scrivo questa lettera perché sabato 8 agosto, questa lettera fu stata pubblicata nel giornale il 7 agosto scorso, perché sabato 8 agosto avrà luogo una manifestazione in difesa della così definita famiglia normale. Una manifestazione che promuoverà la separazione e la violazione di alcuni dei nostri diritti, miei diritti, quelli di mio figlio e di suo figlio, concretamente di tutti. Esistono persone che lavorano nella realizzazione di una manifestazione perché a noi omosessuali venga privato il diritto di contrarre matrimonio, una decisione che è stata avallata dalla Suprema Corte di Giustizia della Nazione. Base di questa violenza, lui è stata tomata dalla Bibbia. Lui denuncia anche questo. Gli argomenti trattati sono due. L'immagine tradizionale che evoca la parola famiglia è qualcosa di ancora più oscuro, chiamato mandato divino. Lo stesso mandato divino che mi condannerebbe senza possibilità di riscatto all'inferno di nuovo. Un mandato basato, guardate, questo è brutto, qualunque mi dirà nella dottrina, e lei ha detto questo, lei ha avvalato un mandato basato su un libro scritto da uomini più di 20 secoli fa. Questa è una reazione, senz'altro, si hanno utilizzato la Bibbia per metterla sulla sua testa perché lui è un peccatore. Cosa vuole che questa persona pensi della Bibbia? Il concetto di famiglia ha cambiato oggi. L'idea tradizionale che evoca la parola famiglia al giorno d'oggi ha cambiato prospettiva, dice lui. O sea, questi in che mondo vivono comunque? Nei matrimoni attuali si verifica che le mogli non solo decidono di non tenere figli, bravo. Questo che io pensavo, quelli che no, come che l'adozione, dicevo, quanti non vogliono i figli, e questi che li vogliono, mamma mia. Non soltanto decidono di non tenere figli, ma apportano che apportano con il loro lavoro i mezzi per la costruzione del patrimonio della famiglia. D'accordo all'idea tradizionale, questa forma di unità domestica non dovrebbe essere considerata un matrimonio. Dice, d'accordo a quello che si pensa che deve essere il matrimonio. Che bravo. Dice, molto meno una famiglia. Per fortuna le famiglie attuali conoscono diverse configurazioni, tutte destinate alla ricerca del pieno sviluppo delle persone che la compongono. Lui, a continuazione, dice: 4 anni fa mi sono sposato. Mio marito, anche lui,
abitante di San Luis Potosí, lavora nel governo federale dando l'impulso alla esportazione dei prodotti messicani e stimolando l'investimento straniero. Io ovvio questo che segue, perché lui parla della sua realizzazione umana, che la potete avere il testo lì, così andiamo avanti. Dice lui parla questo tante corte volte, dico io, allora una persona brillante lavora per lo sviluppo della patria, che così adempie tutte le sue obbligazioni cittadine soltanto perché ha un'orientazione sessuale, ya non vale niente la sua. È come in quei tempi nei quali la donna che aveva tutte le virtù, la più bella sposa, e poi nella notte di nozze il marito si rendeva conto che non era vergine, e più non c'era più, già non valeva niente. Almeno nel Messico così facevano. E così qui l'orientazione sessuale fa venire giù tutto. Questo è malattia cerebrale. Allora, per quelli che sono nella traduzione, abbiamo questo pezzo e passiamo al seguente tratto, dove dice obiettivo fondamentale della sua carta. Lo scopo di questa lettera è mostrare e rendere evidente che una minoranza omosessuale è sempre esistita. Questa è una bellissima portazione. Siamo stati qui anche se costretti a fuggire da persone come quelle che organizzano la marcia. Persone insensibili alle quali piace giocare di essere Dio, giudicando come se Lui lo facesse con noi. Sempre siamo stati qui, persone di diversi mestieri, grandi artisti, scienziati, filosofi e filantropi, che apportano all'umanità e al suo paese, così come molte cercano di fare giorno per giorno. Se qui siamo da tempo, cosa c'è? Allora, abbiamo il seguente paragrafo, ma alla fine lui dice: peccato che è nascuto a San Luis Potosí, che sei qui racchiuso così, conservatore così, fa soffrire tanto questa gente. Ma dice: sono nato lì, sì, in questa città chiusa, però sono cresciuto in un mondo più aperto, un mondo migliore. Mi piace dire che sono del mondo, non di questa città così chiusa e così oscura. Io dico, questi seguenti paragrafi che ci sono qui sono un'affermazione profetica, un annuncio profetico. I profeti, come diceva io nel mio gruppo che abbiamo scelto, che ho scelto profezia e giustizia, non solo annunciano disgrazie catastrofiche, i profeti annunciano il mondo a venire. Io ho sentito Don Samuele, bueno, io sono stato come coadiutore di quel vescovo che è stato a Chiapas quando la guerra zapatista, che lui ha liberato ai popoli maggi che erano la diocesi. Dopo Bartolomeo de las Casas non c'è stato nessun vescovo che abbia fatto quello che ha fatto Don Samuel Ruiz. E io ho sentito dire a lui, appunto di questo che va a cominciare a dire questo ragazzo, lo dico così, nella lettera ai Romani, nel capitolo 8, San Paolo dice: lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. E Don Samuel ha commentato questo così: noi, per noi stessi, forse non
non riusciremo, non riusciamo a guardare l'orizzonte di quello che vuole lo Spirito in questo mondo, un mondo di pace, un mondo di giustizia, un mondo migliore per tutti. Allora se lo Spirito ci lo fa guardare, lo Spirito, e lui parlava dei profeti, lui parlava, al profeta lo Spirito lo fa guardare questo, che gli altri non guardano. Allora quelli che guardano al suo mondo piccolo, per il suo egoismo, per il suo interesse, per il suo... allora gli dicono, le attaccano e le fanno la guerra. Ma lui sa quello che lo Spirito vuole e va avanti. E così era Don Samuele, bellissimo. E le dicevano, i suoi nemici, Don Samuele, io non ho nemici. Che alcuni si considereranno i miei nemici, però io non ho nemici. Perché? Perché lui pensava in questo, e questo uomo, e questo che è bello. Lui pensa, vediamo come pensa della famiglia lui. Dice, lui sta facendo un dialogo con quelli che organizzano la marcia e quelli che parteciperanno in questa marcia contro la famiglia, contro quelli che secondo loro hanno vogliono famiglie anormali. Non le piacerebbe che i suoi figli possano scegliere liberamente con chi sposarsi. Che amino loro stessi, che possano incontrarsi negli ultimi momenti di vita con la persona che hanno scelto, che l'eredità del loro patrimonio non possa essere impugnato quando uno di loro venga a mancare. Semplicemente che non si sentano spaventati o esclusi, perché questo è quello che si evince da questa manifestazione: spaventare ed escludere, giudicare da un banco di accusa a tutti quelli che presumibilmente non hanno gli stessi diritti. Non c'è molto da aggiungere. Questa marcia invita alla distinzione, non unifica, è solo vista attraverso la doppia morale. Può essere considerata una manifestazione pacifica. Mi chiedo, ¿qué es stato del amare al prossimo come si stessi? Mi chiedo, ¿qué es stato, o sea, qué es pasato del amare al prossimo come se stessi? ¿Dove el amore? Il matrimonio si considera la base della famiglia. La mia famiglia è stata creata a partire del giorno che ho conosciuto la persona che adesso è mio marito. Abbiamo lavorato con amore, comunicazione, dedizione, sacrificio, crescendo insieme come coppia e come individui, rispettandoci. Guarda, e questa è una mostra di... Allora, sono tanti, tanti, tanti di queste famiglie normali che sono... Bueno, mamma mia. La famiglia normale è questa, sempre presente per ciascuno dei suoi membri, che ti accoglie e ti sopporta, che non ti lascia cadere, la famiglia che ti ama incondizionalmente. Precisamente questo matrimonio che vivo da 4 anni e mezzo, che giorno per giorno è benedetto da Dio e dai miei genitori, che hanno dovuto prendere coscienza e sbarazzarsi del sistema di credenze che veniva loro imposto, come viene imposto a tutti voi, ed essere sempre presenti in ogni momento. Questo era per quelli che dovevano partecipare il giorno seguente. Lui parlava, lui predicava, lui profetizzava davanti a quelli che si apprestavano a prendere la sua gorra, a comprare i tennis, forse, non lo so. La omosessualità non è una malattia. Non si trasmette ni se distrugge.
non è una scelta dei genitori o contrariamente a quanto qualcuno pensa, non siamo esseri umani di menor valore. Questa è profezia. Questo. A me mi è piaciuto molto quando hanno detto che questa è una profezia. Questo, dobbiamo esercitare la profezia. Chiunque di voi inconsapevolmente potrebbe recarsi alla manifestazione a cooperare, a seminare odio e separazione. Questo io l'ho chiamato attenzione e sorveglianza. Il profeta è comparato nel libro del profeta Ezechiele come un vigile, come un centinella. E il Signore Gesù ci dice nel Vangelo di San Luca, dice: state attenti ai segni dei tempi, state attenti. E poi ci dice una cosa molto interessante, ci dice che ci mettiamo d'accordo con quelli che ci richiamano qualcosa, perché non sia che alla fine della nostra vita ci troviamo con il giudice che ci mette in carcere. Dice: guardate, state attenti ai segni, dove la gente sta richiamando qualunque cosa. A me, vi dico la verità, il essere attento a quelli, e non riesco a fare tutto, io ho tante cose da organizzare in quella diocesi, tante cose ancora, ma a me preferisco cadere nelle mani del governo, cadere nelle mani di questi qua, prima di cadere nelle mani di Dio, perché quelli che non serviamo diranno al Signore: questo qua è stato un egoista, questo qua ha pensato nella sua carriera, questo qua non ci ha aiutato. E questo sarà. Allora, non mi piace dire che sono di San Luis, perché non mi piace sentire che sono di una città dove persiste il classismo e l'omofobia. Sì, questo è molto importante, l'attenzione e la sorveglianza. L'attenzione e la sorveglianza, cosa sono i segni che caratterizzano questa società? Quelli che organizzano la marcha e chi li sostiene e che lo sostiene con il proposito di metterci in imbarazzo, probabilmente cadranno vittime del paradosso di essere loro stessi i principali destinatari della protesta. Quale impatto positivo può avere questa marcia? Che accadrà se i crimini di odio troveranno una giustificazione in eventi come questi? Se accadranno fatti come quelli verificati in Terra Santa pochi giorni fa, quello omosessuale che hanno ammazzato. Allora, io voglio dirvi che una cosa che voi potete aiutarci è a essere questa chiesa inclusiva. Abbiamo bisogno. Voi siete i nostri salvatori, io vi dico. Io guardavo come ha cambiato. Guardate, abbiamo fatto lo stesso lavoro per i migranti, soltanto che i migranti non si sono messi, si sono messi contro gli omosessuali, ma la società ha cominciato a cambiare. I ragazzi della comunità San Elredo venivano con noi
nelle pellegrinazioni che avevamo, avevamo pellegrinazioni per la vita, pellegrinazioni, e che organizzava la diocesi, e loro vivono con il suo cartello lì. Questo per me era una grazia, un orgoglio. E la gente, guardate, che quando la gente osserva che la Chiesa le rispetta, la gente si la pensa. Anche se nascosti, anonimamente, mi hanno messo lì il cartello fuori della cattedrale, quando io ero in questa lotta davanti alla Santa Sede per gli omosessuali, hanno messo un cartello lì: vogliamo un vescovo cattolico. Un vescovo non è cattolico perché non perseguita, perché non fa come fanno. Come fanno tutti i vescovi cattolici? e sentite, da fuori della diocesi è venuta la spiegazione perché mi mettevano quel cartello. Un gruppo ultradestra, che si chiama il Giunche, con i suoi antenati, ho avuto come giovane studente all'università, dei guai, quando io ero un apostolo sin dalla parrocchia universitaria con i domenicani, per promuovere le conferenze, per promuovere i ritiri, per promuovere i discorsi, come si chiama, le discussioni sul Vangelo. Allora c'era un gruppo che si chiamava MURO, Movimento Universitario di Renovatore Orientazione, una cosa così, Renovatrice Orientazione. Questi qua sono i padri del Giunche, ma del Giunche nella sua pagina ha fatto tutta una descrizione di quello che voleva dire quel cartello lì. Che curioso, fuori della diocesi. Allora, voi siete chiamati aiutare la Chiesa, ha bisogno di voi. La Chiesa ha bisogno di voi. Davvero ve lo dico. Dice, non si nota, la Chiesa ha bisogno di voi, ve lo dico io. Perché? Perché altrimenti, ricordatevi, se voi mancate al più piccolo dei comandamenti, sarete gli ultimi nel Regno dei Cieli. Ricordatevi. E poi c'è un segno molto potente adesso nella Chiesa, che è quello di Francesco. E Francesco ha bisogno di noi, ha bisogno di noi, perché il progetto che lui, perché lui che cosa fa? Prende di nuovo il Vangelo. Lui ha lasciato la dottrina, ha lasciato quella dottrina che vi mette a voi come, non so come dire, intrinsecamente perversi. Lo dice il catecismo della Chiesa Cattolica. Ah, è la dottrina. Il Papa ha preso il Vangelo della misericordia, dell'amore, il Vangelo della unità e della pace. Questo ragazzo parlando della unità, questo pagano, che vive in peccato mortale, abita in peccato mortale. Ci parla, è come quel, sta come il cieco del Vangelo nel capitolo 9 di San Giovanni, dove quel cieco, sin dalla nascita, che l'hanno chiamato, tu sei nato in peccato, sin dal principio. E quello gli ha detto, ha profetizzato, ha detto, io non so come mai voi non sapete da dove viene quello che mi ha aperto gli occhi, che sono un cieco della nascita. Quando si è sentito dire questo? E questo, voi siete quelli, così come quel cieco della nascita, che adesso c'è nel Vangelo, che dovunque che si predica il Vangelo sta quel cieco lì. Voi siete di questi personaggi, ve lo dico di cuore, abbiamo bisogno di voi. E perché? Perché voi farete vedere al mondo questo, che sapete, quello che io dicevo alla stampa, adesso che sono andato qua e là, dicevo,
E cosa deve fare la Chiesa? Accogliere. Oggi, dicevo, la Chiesa quando non accoglie gli omosessuali perde tanta gente, perché gente che non è omosessuale dice: come mai la Chiesa fa questo? Che non sono omosessuali, dico, come mai fa questo? Non si può. Per quello è che abbiamo bisogno di voi. Convertitevi, credete al Vangelo, voi potete dirci, perché ce lo dicono quando andiamo al cenere, ma convertite. No, quando ci sia la pisticino con voi, dice: convertasi, Monsignore, convertasi, Padre, convertasi, e credete al Vangelo. Questa è la breve. Lasciare qualunque segno. Guardate da tutte le parti. Isaia, quando tu tolga la tua mirata di giudizio, il tuo aspetto amenazante, allora ti aprirà la porta alla giustizia, allora la tua luce sarà radiante. È questo che ci dice Isaia. La Chiesa ha bisogno di essere una porta del cielo, che da dove passa la giustizia al mondo, dove venga la luce. E siamo persi, abbiamo bisogno di voi. Don Samuel mi ha detto una cosa bellissima quando si sono alzati i zapatisti. Mi ha detto Don Samuel: questi hermani sanno cosa hanno per il Messico di oggi. Loro vogliono ingressare con la sua cultura, con la sua ricchezza sapienziale alla vita del Messico, perché sanno quello che hanno. Sapete quello che avete. Voi che portate la croce di Cristo di tante maniere, avete una grande ricchezza per la Chiesa, nella misericordia e nell'amore. Voi che avete sofferto, avete bisogno di una Chiesa martiriale, che ci aiuti a avere una Chiesa martiriale, che non nasconda la profezia. Questo è una novità, anche che Francesco sta viendo. Ha ricoverato il linguaggio profetico, il linguaggio diplomatico dei papi, che lì li mettono, sì, i papi dicevano, ay, y le mettono ice cream, le mettono mermelata, le mettono honey. No, acabano per non convincere a nessuno. Ci sono le cose ben dette, ma tutte coperte da Chantilly. E questo è molto importante. Bisogna che la Chiesa ricoveri il suo talento profetico. E sarà un talento profetico? Lui ha promesso che l'hanno messo lì. È stato mio novizio lui. Allora. Bene, grazie. Grazie. Aiutateci a ricoverare il coraggio profetico, per carità, aiutateci a essere coerenti con il Vangelo. Questo vi dico, e prima di finire vi dico che al passato, non so se è stato nel noviziato di James, ma una volta non finivo io la classe e dovevo finire già il tema, perché la seguente classe volevo continuare col programma. Allora dico loro: sopportate ancora 15 minuti? E dice uno: sì, padre, continua. E dice quello che era alla fianco: ma se ti sei svegliato adesso. Bene. Grazie. Allora, grazie a tutti voi per questa giornata. Forse Andrea vuole chiudere. Thank you.